Andata dei quarti di finale si giocherà infatti su due partite la Prodo in semifinale. Ricordiamo il Murata al vantaggio della classifica, quindi potrà beneficiare anche del fatto che basterà solamente due pari o lo stesso numero dei gol per accedere alla semifinale, quindi dovrà sicuramente partire forte. Il Trefiori, sono partite le due squadre proprio in questo momento con il Trefiori che gestisce palla. Dolcini che arriva il pallone in mezzo a cercare Fedeli, anticipato dalla retroguardia del Murata. De Lucia alimenta ottimamente per Rizzo che era rimasto lì. Il traversone in mezzo dalla parte opposta c'era liberissimo Mazzotti che ha provato la torsione. Trefiori con il capitano De Lucia in avanti verso Bernardi che non riesce nella sponda a Fedeli, ci riesce questa volta adesso Fedeli che allarga il gioco verso Rizzo, che ha un po' di spazio, Rizzo può entrare in area, prova una sorta di tiro cross ottimamente contrastato da Giarretta, ha un po' di spazio Tommassoni. Cerca di appoggiarsi in avanti sulle punte. Dolcini però si avventa sulla sera, però è Ciccarelli più lesto. Manda subito Ekel che si appoggia su Cecconi. Ora Ekel entra in area, punta il diretto marcatore. Prova Ekel la conclusione e non prende il giro sperato. Il tiro di Ekel. Sono tutti lì praticamente, gran parte dei giocatori. Gli ultimi 16 metri del Trefiori, calcio di punizione da parte di Ciccarelli che chiama uno schema, il pallone in mezzo a cercare il colpo di testa di Petiglio che dà solo l'illusione del gol con il pallone che è finito davvero a centimetri dal vantaggio il Murata. Vasconcellos, gioca alto il Murata, tutti i giocatori nella metà campo del Trefiori. Vasconcellos cerca di servire Cecconi di petto ad aprire e ad allargare verso Ura. Si avvicina a Cecconi, Ura cerca, lo serve di tacco. Cecconi dalla parte opposta dove Kell non riesce la girata. Ed era questa una buona azione orchestrata dal trio d'attacco del Murata. Ancora adesso in avanti, Petiglio anticipa tutti, poi cerca di servire Kell. Rischia qui Nardi, proteste vibranti del Murata, qui ha rischiato un altro disimpegno al limite il Trefiori con Cecconi che si era avventato sulla sfera e qui Nardi di mestiere ha sbilanciato Cecconi, adesso però dalla parte opposta non c'è una soluzione di causa con Bernardi che ha rischiato di fare subito centro. Si posiziona il pallone, lo specialista Ciccarelli, è lui quello adibito ai piazzati nella squadra bianconera. Adesso Ciccarelli corto, però ci prova di rovesciata Giarretta. Giarretta, tanto spazio ora. Giarretta sale. Afonso prova la conclusione. Ovviamente le sue qualità migliori sono la velocità, ovviamente la pericolosità offensiva. Vediamo Fedeli che mantiene viva il pallone alla parte opposta della Valle. Prova una conclusione fuori misura di Della Valle che ha visto lo spazio. Adesso riparte Ekel che parte in velocità. Ekel non lo ferma più nessuno. Il pallone arriva da Cecconi che da due passi si divora il vantaggio. Calcio di punizione. Si aspetta solo il fischio e l'ok dall'arbitro Villa. Parte adesso Mazzotti, traiettoria molto insidiosa dalla porta opposta. Fedeli ci prova, posizione molto centrale per il destro di Ura. C'è anche Ciccarelli e il destro di Ura che parte. Ura, pallone molto alto. Vasconcellos. Giarretta. Cecconi. Ciccarelli dalla parte opposta dove Afonso può prendere il pallone contro Della Valle che ha ammonito, ricordiamo Afonso prova il pallone in mezzo. Ciccarelli in transizione offensiva, Afonso contro Tomassoni che ne anticipa le intenzioni, però Afonso riprende il pallone. Adesso Ekel prova la conclusione, ribattuto il pallone, però rimane lì. Adesso Ciccarelli, vediamo se si accontenta della rimessa con le mani, anzi no, riprova dribbling secco da parte di Ciccarelli in avanti. Il pallone dove però non c'è nessuno, il pallone rimane lì. Prova la conclusione, Giarretta.
Adesso Afonso, il Murata sembra chiederci di più, pallone in mezzo, chiusura perfetta in questo caso di Varela ad anticipare proprio sul più bello Ekhel. Petillo in avanti e allontana il pallone, arriva adesso Mazzotti che finta riesce comunque a servire Rizzo, traversone in mezzo, Vitaioli buca la sfera e tira Socciarelli che avrebbe forse l'occasione. Proprio sul fischio finale, il triplice fischio dell'arbitro William Villa che manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.